So when I work on a project, usually I work in sketchbooks like this. They are my most treasured possessions. Quando lavoro a un progetto nuovo, quando lavoro delle opere, di solito parto da dei block notes come questi, degli album da schizzi come questo che vedete. Sono i miei tesori più preziosi, gli album da disegno che uso. Buongiorno mare di libri, sono già stata al primo evento questa mattina assieme ad Arianna. Siamo andate al cinema Fulgor che hanno ristrutturato da poco, quindi dentro è veramente bellissimo. Comunque c'era un evento dedicato ad un'autrice che è scomparsa, se non sbaglio, 11 anni fa, Siobhan Dowd, e praticamente c'era una presentazione che ripercorreva tutti i suoi romanzi con anche delle autrici che hanno contribuito con illustrazioni o facendo dei seguiti, ed è stata una presentazione veramente molto interessante. Sono stati letti anche degli estratti da questi romanzi ed è stato veramente bello immergersi nell'atmosfera del romanzo, perché c'erano anche le musiche in sottofondo, le immagini proiettate sullo schermo. È stato uno degli eventi più belli a cui abbia partecipato nei vari anni di Mare di Libri, proprio perché era in un posto molto bello con tanti autori. C'era la presentazione, la musica, la lettura, insomma è stato tutto veramente magico. Io quando ho cominciato a scrivere ho cercato di, insomma, io ogni volta cercavo di concentrarmi su qualcosa di diverso per imparare bene come si fa. Tipo, che ne so, il primo romanzo che ho scritto, quando l'ho fatto leggere a qualcuno, ha detto: guarda, i personaggi sono fantastici, ma non c'è un'ambientazione. E io sono rimasto così, me lo sono riletto tutto e effettivamente mi ero dimenticato di metterci un'ambientazione, non c'era una descrizione di un posto. Allora ho detto: caspita, il libro dopo ho cercato di metterci un sacco di descrizioni, e loro mi hanno detto: ma in questo libro non ci sono dialoghi. E io ho detto: ok, allora il terzo libro ho provato a metterci dei dialoghi. E via via ho cercato di imparare dei pezzettini in più, e tu li devi sapere tutti per poi riuscire a farli fare un libro. Ecco, siccome fare tutto insieme secondo me è difficile, il mio consiglio è: provateci a pezzettini. Secondo evento è andato, siamo andati a vedere Davide Morosinotto, un autore che non conoscevo, ma che ho scoperto grazie ad Arianna. Lei infatti lo ha anche intervistato, ha letto due suoi romanzi e è stato intervistato da dei ragazzi che sono stati carinissimi, gli hanno fatto un sacco di domande, si vede che si erano preparati molto sulle sue opere, ed è stato molto simpatico l'autore, un po' appunto simpatico, raccontando un po' di storie comunque del suo passato, come è nata la sua passione per la scrittura. Dopo sono stata alla libreria di Mare di Libri, dove ho acquistato due titoli che vi faccio vedere fra poco, e ero indecisa fra tanti in realtà, perché dal primo incontro, quello in cui si omaggiava la scrittrice Siobhan Dowd, mi ero innamorata del primo libro di cui hanno parlato, illustrato da Pam Smai. Allora, sono andata a controllare, il libro in questione si chiama Riscatto di Dond, è praticamente una storia illustrata, come vi dicevo, che mi ha colpito tanto, perché è una storia comunque cupa, e inizialmente anche i disegni dovevano essere abbastanza cupi, così l'aveva pensato l'illustratrice. Per smorzare i toni però hanno optato per qualcosa di un po' più leggero, infatti faceva vedere i vari disegni, le prove di colore che avevano fatto per scegliere la combinazione migliore, che alla fine è stato un marroncino con un po' di azzurro pallido. Però c'erano anche i libri della serie di Robin Stevens, scrittrice che era presente all'evento di oggi, ma
farà un evento tutto suo domani, quindi sono molto curiosa. Ho recuperato il quarto libro della sua serie in italiano, in copertina flessibile che è tipo super, super floppy. Vabbè, avevo detto che ve li facevo vedere dopo i libri comunque. Vabbè, adesso sto andando a cercare la Brum perché per oggi abbiamo finito e ci vediamo domani invece con altri tre eventi. Questi sono i due libri che ho recuperato a mare di libri: Un delitto allegro ma non troppo, il quarto libro della serie Miss Detective di Robin Stevens. Questa edizione italiana mi piace molto, è flessibile, è proprio da gioia tenerla in mano. Il secondo libro invece, come vi accennavo, è di Shoban Dodd, Il mistero dell'Ondonai. Questo libro era stato pensato come una serie o almeno due romanzi, solo che l'autrice è morta dopo aver scritto soltanto il primo libro e il seguito è stato scritto poi da Robin Stevens. Comunque, mi incuriosisce molto questo libro perché ne ha parlato benissimo Arianna, del filo di Arianna. Il protagonista è un ragazzo con la sindrome di Asperger che si mette a indagare con la sorella sulla scomparsa del cugino, che infatti sale sulla ruota panoramica ma poi scompare misteriosamente. Quindi c'è sempre un mistero in mezzo, penso che per l'estate siano favolosi questi libri. Inoltre questo ha vinto il premio Andersen nel 2012 come miglior libro oltre i 12 anni. Buongiorno, oggi secondo giorno mare di libri, il primo evento in programma è abbastanza presto stamattina, alle 9:15 ci sarà Robin Stevens a presentare proprio Omicidi per signorine. Io non vedo l'ora, sono super emozionata. Ho già incontrato l'autrice ieri, mi sono fatta dedicare il libro, però sono comunque curiosa di sentirla parlare appunto della sua serie, da dove ha preso magari ispirazione e quant'altro. Dopodiché parteciperò a un evento con Katia Centomo e stasera invece con MT Anderson. Eccoci qua all'evento di Robin Stevens, fra poco la vedremo sul grande palco del Teatro degli Atti. Che cosa ti aspetti da questo evento? Spero di scoprire tante cose interessanti su Miss Detective, la saga, e lei sembra molto tenera, molto dolce, spero sia sì, anche divertente. Sembra molto carina, quindi magari qualche aneddoto sulla sua vita personale, carriera e quant'altro. Tra l'altro hai visto che c'ha un canale YouTube anche lei? No, io non ho ancora visto i video, mi piacerebbe tantissimo recuperarli, perché adesso ho visto tipo l'ultimo che ha caricato è una sorta di cosa consiglio di libro di maggio. Wow. Quindi è un pochino vecchiotto, però interessante comunque. No, infatti, cioè, non è tipico di una scrittrice fare no, queste cose. Vero, vero. Ottimo. E vorrei notare che adesso non c'è tanta gente. Un po' mi spiace per me perché se lo meriterebbe, però io penso così posso andare su, farmi autografare e prendere il segnalibro, che è la cosa più importante per me in questo momento, voglio il segnalibro. Sì, perché ieri praticamente alla presentazione mi sono fatta autografare il libro e mi ha lasciato un segnalibro con una citazione da appunto Omicidi per signorine. E quindi è piaciuto un sacco ad Arianna, lo vuole anche lei. Tipo, vedevo i bambini con il segnalibro e anche tu le prese. Dai, speriamo. Sì, ci vediamo dopo. Allora, Harry Potter è un'altra serie di libri che forse conoscete. Sì, ok. E che è ambientata in una boarding school, in una scuola di questo tipo, dove i ragazzi vanno a studiare lontano da casa, al collegio. La cosa è stata una qualche tipo di influenza per lei, l'ha influenzata? Yes. And I thought then, and I still think, that all the Harry Potter books are really mystery stories. Some of them are murder mysteries. And that really influenced my work. Ed ancora oggi credo che i libri di Harry Potter, sotto certi aspetti, siano dei gialli, delle crime stories, dei gialli proprio, dei thriller. Questo ha influenzato il modo in cui scrivo. Also, I'm a Hufflepuff. E tra parentesi ha detto che lei è una Hufflepuff e il tasso rosso. L'evento con Robin Stevens è stato molto interessante perché ci ha permesso di conoscere un po' di più la scrittrice e una cosa che mi è piaciuta molto è stata l'intervista, perché praticamente le è stato chiesto per quale motivo ha iniziato a scrivere gialli e ha risposto che nei gialli trova un po' di conforto, perché nonostante succedano delle cose spaventose, pericolose, tristi a volte, alla fine c'è sempre la risoluzione del caso, quindi è un posto abbastanza sicuro. Poi ha spiegato che ha deciso di ambientare le sue storie negli anni 30 perché è un periodo fra la prima e la seconda guerra mondiale, quindi è un periodo molto interessante, particolare, lei l'ha definito anche divertente, e essendo ambientato nel passato ha potuto
inserire degli elementi anche un po' fantastici, e questo le ha permesso anche di parlare di tante tematiche che magari al giorno d'oggi non avrebbe potuto inserire. Tra l'altro ho scoperto che è molto giovane, quasi mia coetanea, ed è stata prima editor, ha lavorato nell'editoria, è poi diventata scrittrice, ha pubblicato, o almeno ha scritto il suo primo romanzo, ovvero Omicidi per signorine, a 22 anni, quindi è una figura secondo me anche di grande ispirazione. Comunque ha raccontato con grande passione il suo lavoro, ha raccontato anche che nella sua famiglia ci sono altri scrittori, quindi è sempre stata sostenuta ma anche incoraggiata a trovarsi un lavoro vero. L'ho trovata quindi una persona veramente molto simpatica e tenera, ha risposto a tutte le domande poi con grande entusiasmo, insomma era emozionata anche lei di essere qua al festival, ed è una cosa sempre molto bella secondo me. Già mi piacevano abbastanza le sue storie, ma dopo questo incontro mi sono quasi innamorata di questa scrittrice, perché ha una grandissima passione per Agatha Christie, la citava praticamente sempre, si è sempre ispirata a lei per scrivere appunto le sue storie, e tutt'oggi rilegge molto volentieri i romanzi su Poirot e Miss Marple, quindi che dire. The things that move you, the things that are most important, are also the way that the world is going politically, historically, what direction is the world going in historically. And in those moments when we become very concerned with that, it would feel strange to write a book that didn't somehow engage with the emotions of political anxiety and what it means to be a citizen of the world right now. L'evento di Mare di Libri è terminato, ho incontrato M.T. Anderson che ha parlato di Paesaggio comune invisibile, ma in piccola parte anche di Feed, ed è stato un evento secondo me molto interessante perché ha una bella personalità lo scrittore, poi delle idee ben precise, tipo anche sulla letteratura per ragazzi, sui genitori, gli adulti in generale, che spesso si tende a tralasciare o far morire in malo modo, oppure sul fatto della scrittura, che secondo lui la letteratura per giovani non dovrebbe essere considerata più semplice, più stupida rispetto a quella alla letteratura per adulti, perché alla fine quando era giovane lui, ad esempio, cercava spesso delle letture un po' più sofisticate e non ce n'erano, quindi lui cerca di scrivere per quel tipo di ragazzo, no? Si immagina lui sedicenne che cosa gli avrebbe fatto piacere leggere e soprattutto in che modo. Mi sono poi dimenticata di parlarvi dell'evento che c'è stato poco prima di pranzo, ovvero con Katia Centomo, autrice che conoscevo di nome ma che non ho mai approfondito, quindi è stato un evento interessante perché mi ha permesso di scoprire qualcosa di più su questa autrice. L'evento è stato interessante appunto perché non conoscevo l'autrice, c'è stato un momento anche come posso dire, non didattico ma interattivo, ecco, perché hanno fatto passare dei fili. Infatti lei ha la passione per l'arrampicata e quindi hanno passato questi fili per replicare un paio di nodi tipici appunto della scalata, solo che c'era tantissima gente e quindi non si vedeva granché, e questo è il mio scarso risultato, vabbè. Comunque, per chi non conoscesse Katia Centomo, ha scritto diversi fumetti, romanzi, il più famoso è probabilmente Monster Allergy. Io non sono cresciuta purtroppo con questo fumetto slash cartone, però mi ha fatto molto piacere scoprire che si ispira in parte ai manga, all'animazione giapponese, che in generale Miyazaki è quello che la ispira un po' di più, o comunque punto di riferimento. Io in questo momento sto tornando a casa, come al solito è stata un'esperienza veramente molto bella che mi ha permesso di incontrare comunque alcuni di voi, alcuni autori che conoscevo
conoscevo o che non conoscevo, quindi ci sono state anche delle belle scoperte e soprattutto mi ha fatto molto piacere condividere questa esperienza con Arianna, che tra l'altro ho conosciuto proprio in questa occasione l'anno scorso. Spero che questo video vi sia piaciuto, magari qua sotto e in descrizione vi lascerò i vlog delle precedenti edizioni in modo da farvi scoprire qualcosa di più magari su autori, libri e sull'evento in generale. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!